Oggi vi racconteremo non una storia, ma una moltitudine di storie. In questa puntata di Art parleremo del Tempo del Sale, la mostra all'aperto di Casale Marittimo in provincia di Pisa. Una mostra autentica, un format che ha voluto spalancare le porte di un borgo, lasciando curiosare nella storia personale delle famiglie di questo antico presidio toscano. Questa installazione multimediale, adatta ad un pubblico eterogeneo, culla i visitatori raccontando la storia di un intero popolo ed è il creativo Cesare Monti a dirigere artisticamente questa narrazione. Questa storia nasce un pomeriggio mentre stavamo preparando la proiezione delle mie poesie visive sui muri. Si è avvicinata una signora anziana e ha tirato fuori una lettera e me l'ha letta. Era la lettera di suo padre che scriveva alla madre. Siamo qui in mezzo alle montagne, la neve sulle cime. Abbiamo fatto una lunga marcia e non siamo ancora sicuri di stare in questi paesi. E per ora ti prego, mandami lire 5. Con quei soldi avrebbe potuto comperarsi da mangiare, perché indubbiamente in quel momento l'esercito italiano non passava gli alimenti ai propri soldati. E quindi questa storia mi ha praticamente toccato talmente tanto che a un certo punto ho detto: ma in fin dei conti, se devo raccontare la storia di questo paese, la storia del mondo, può passare attraverso la storia di un piccolo paese. La storia della piccola comunità è stata confrontata e paragonata con ciò che contemporaneamente succedeva in Italia, in Europa e nel resto del mondo conosciuto. All'inizio anche noi eravamo un po' titubanti davanti a un'idea completamente innovativa, così giovane. Sono stati proprio le persone del paese, forse proprio le persone più anziane, quelle dalle quali siamo andati per le interviste, per i ricordi più antichi, che hanno reagito nel modo più impressionante, ci hanno aperto, ci hanno spalancato le porte delle loro case. Proiezioni video dislocate nel borgo ed un museo multimediale accompagnano i visitatori in un lungo e suggestivo racconto di famiglie. Questa mostra applica questa tecnologia in 14 postazioni di proiezione all'interno del paese. Proiettano sulle case direttamente, per cui creando un grande effetto materico. L'altra parte di questa mostra che è molto interessante è questa finestra interattiva. Nel momento in cui ci si avvicina, la finestra in qualche modo si anima. Entra in campo una persona che inizia a raccontare una lettera antica di questo paese, una lettera che riguarda o faccende del paese, del comune, dei cittadini o propriamente delle lettere familiari. Sono stati impiegati 11 giovani che sotto la direzione dell'archeologo Rico Del Viva hanno fissato i ricordi degli abitanti, ma hanno imparato un metodo ed anche un mestiere. La memoria del sale nasce dalla necessità di immagazzinare la memoria del comune, delle persone della comunità di Casale Marittimo, anche dalla necessità di fornire una formazione professionale a un gruppo di giovani neolaureati in discipline che spaziano dall'antropologia alla sociologia alle scienze umane. Non è da tutti i giorni avere a disposizione una,
quantità di materiale, una qualità di materiale così ampia. Un archivio storico ricchissimo, non catalogato, nel quale noi siamo entrati e ci siamo dovuti un po' arrangiare, abbiamo dovuto creare un po' il nostro metodo, cercando di interpretare le calligrafie, cercando di entrare dentro il linguaggio di questi antichi faldoni, siamo riusciti a organizzare le conoscenze perché dovevano essere messe in ordine in maniera che il gruppo creativo potesse esporle al pubblico in maniera che fossero sì resi più facili, resi più accessibili, ma non banalizzati. Gli incontri registrati dai ragazzi del progetto La Memoria del Sale hanno così dato vita a foto polverose e racconti lasciati a metà.